la solennità di tutti i santi, la commemorazione dei nostri fratelli defunti domani, sono due momenti, possiamo dire, di un'unica festa. Noi ricordiamo la Chiesa Celeste, che è fatta dei nostri cari che ci hanno preceduto e che sono degli eletti, vivono nella beatitudine di Dio. Alcuni di questi nostri fratelli hanno bisogno di purificazioni, e allora noi, ricordando i nostri defunti in un modo particolare, siamo chiamati a fare una preghiera per la loro purificazione. Questa solennità ci ricorda una cosa importante: qual è la meta della nostra vita, dove noi siamo incamminati. Se io faccio un cammino, devo sapere dove voglio arrivare e qual è anche la strada che devo percorrere per arrivare a quella meta. Quest'oggi la Chiesa contempla la meta e nello stesso tempo si interroga: cosa fare per raggiungere quella meta? Nel Salmo responsoriale che abbiamo pregato, abbiamo ascoltato, Salmo 23, chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Una domanda a cui si esige una risposta, no? La risposta: chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, egli otterrà benedizioni dal Signore. E allora avere mani innocenti e cuore puro. Solamente allora noi possiamo essere accolti dal Signore nella sua casa e ricevere la benedizione: venite benedetti nel regno del Padre mio. E Gesù ci dice che quando c'è questo invito, ci dice anche la motivazione perché noi siamo benedetti e possiamo entrare: perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero nudo e mi hai vestito, ero in carcere e mi hai visitato, ero ammalato, mi hai curato. Sì, è proprio la promozione dell'uomo, perché è nell'uomo che si serve Dio e che ci abilita ad avere questi meriti per il regno dei cieli. Tutti siamo chiamati ad essere santi. C'è un capitolo della Lumen Gentium, che è il documento costitutivo della Chiesa, che ha proprio questo titolo: la comune universale chiamata alla santità. Tutti chiamati ad essere santi. Certamente Dio solo è il santo, il tre volte santo, e ognuno di noi partecipa di questa santità di Dio. I santi sono coloro che vivono in Dio, che vivono di Dio. Tutta la loro eternità è Dio, contemplare il volto di Dio. Noi siamo stati battezzati, abbiamo in qualche modo il titolo per vivere tutto questo attraverso il sacrificio redentivo di Gesù. Nel battesimo abbiamo partecipato proprio a questa redenzione regalateci da Gesù. Allora essere santi significa in pienezza vivere il santo battesimo, seguendo il Vangelo, seguendo anche quelle indicazioni che ci ha dato Gesù oggi nella lettura del cosiddetto discorso della montagna. Chi sono i beati? I poveri in spirito, quelli che sono nel pianto e che si confidano e confidano nel Signore, i miti, i misericordiosi, coloro che hanno fame e sete di giustizia, i puri di cuore, gli operatori di pace. Questi sì sono i santi, le persone che vivono magari questa realtà anche nella sofferenza. Beati i perseguitati, vi insulteranno, vi perseguiteranno mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Ma nonostante la sofferenza, noi siamo beati, siamo incamminati verso il cielo. E nel cielo, come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, ci sono anche i martiri, quelli che sono vestiti di bianco. Chi sono? Dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti prendendo le candele nel sangue dell'agnello. Sì, in cielo ci sono tutte le persone che hanno vissuto secondo Dio e che hanno testimoniato anche con il sangue la loro fede nel Signore. Oggi noi siamo chiamati a fare anche un inno alla speranza. Notate, le beatitudini sono al futuro. I miti erediteranno la terra, i misericordiosi troveranno misericordia. Ecco, questo futuro ci indica che noi siamo proiettati verso una dimensione che già è ma non è ancora. E allora la speranza nell'aiuto di Dio. Nessuno di noi è santo per se stesso, perché si alza la mattina e vuole costruire la santità. La santità è un dono di Dio che noi già fin da oggi possiamo gustare, percepire tutta la sua bellezza, ma nello stesso tempo questa santità si realizza in pienezza nel Signore. Lo abbiamo ascoltato proprio nella seconda lettura. San Giovanni ci dice: voi siete figli di Dio e lo siamo realmente. Non è una metafora, siamo figli di Dio. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Ma quando noi saremo con Lui, saremo simili a Lui, lo vedremo così come Egli è. Non c'è una definizione più bella del Santo Paradiso. Essere simili a Dio, perdono. Essere simili a Dio, vedendo Dio, immergendoci nell'essenza stessa di Dio, così come Egli è. È il Santo Paradiso. È un cammino, è un progetto, è un impegno, è un dono, è tutto un insieme, un mistero d'amore. Grazie al Signore.